Lo so, ho spoilerato il risultato della partita, ma non ce l'ho fatta, quindi perdonatemi. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi è match day, domenica in trasferta, quindi sveglia presto, colazione e via direzione campo. Allora ragazzi, sono le 8:48, l'appuntamento al campo è alle 9, direi che siamo svizzeri, quindi possiamo andare. Tralasciamo la condizione fisica imbarazzante, ma ci sistemiamo al campo. Andiamo. Ho questo semaforo, lo becco sempre rosso. Verde, vamos. Bastato dirlo. Non mi puoi tradire tu, però anche te, mannaggia. Arrivati 8:53. Buongiorno Tommy. Ma il campo di oggi merita una mista o una 13? La mista. Secondo me è una mista 100%. E porto tutte e due anch'io. Fortunatamente in questo girone non ci sono trasferte lunghissime, o meglio saranno 1 o 2, ma i miei compagni le hanno già fatte nel girone d'andata, quindi al girone di ritorno solamente trasferte in giornata. Guido, buongiorno, non ti avevo ancora salutato. Non ci sono le aramelle. Come non ci sono? Mi fai partire male. Ci devono al cioccolatino. No, no, va bene così. Quanto ci vuole andare a Orvieto? Un'ora e mezzo. Un'ora e mezzo di viaggio, spettacolo! Vamos! Ah, Matte mi ruba il posto. Mi metto di qua, Giana, per te questo e altro. Sei anche entrato nel video come quello che mi ha Ma dai, rubato il ma posto. buongiorno. E siamo arrivati a Orvieto dopo effettivamente un'oretta e mezzo di viaggio, quindi scendere. Bella giornata uggiosa oggi, siamo anche in super anticipo. Uggiosa, come dice Alino Diamanti, grande Alino. Andiamo al ristorante, va. E un altro pranzo gourmet è andato. Ora abbiamo il momento peggiore della giornata, quindi l'attesa che c'è appunto dopo il pranzo fino ad arrivare al momento in cui ci spostiamo in pullman fino allo stadio. Mamma mia, questa è proprio un'oretta e mezza fastidiosa. Quindi passeggiatina con i ragazzi e poi ci muoviamo verso lo stadio. Comunque pensavo questa cosa, mi è venuta un'idea per il post carriera. Devo brevettare un modo che permetta allo schiocco di dita di teletrasportarci all'inizio della partita. Saltando questo momento, saltando il riscaldamento, sarebbe una genialata. Non mi rubate l'idea però, eh? Non mi rubate l'idea. E fine delle cagate, si parte direzione stadio, almeno il campo distava solamente 5 minuti in pullman, quindi let's go! E andiamo subito a fare la classica ricognizione del campo. Manto erboso non in perfette condizioni, ma no pasa nada, abbiamo una guerra, abbiamo una battaglia. Quindi torniamo in spogliatoio, andiamo a fare il riscaldamento e comincia la partita. Ora è il momento tanto atteso della telecronaca. Guarderemo insieme solamente due o tre azioni della partita perché non ce ne sono state tante. Fatemi sapere nei commenti se volete qualche analisi magari più dettagliata delle partite, magari facendo riferimento un po' di più alle mie azioni. Andiamo con la partita. Non iniziamo benissimo, qui prendiamo uno schema loro, però fortunatamente Santimperanza esce alla grande e para. Poi occasione per noi, grande capitano palla sopra per Benu, però esce bene stavolta anche il loro portiere e quindi para, rimaniamo sullo 0-0. Ma sul finale di primo tempo, rinvio nostro, da cui nasce una grande azione, Massa punta, brucia l'avversario, la mette dentro, Benu calcia, ribatte il portiere, ma il grande Gianna pronto sulla ribattuta, 1-0 per noi, importantissimo, andiamo in vantaggio a fine primo tempo. Non ci sono state, come vi ho detto, tante azioni, è stata una partita dura, tosta, molti duelli. Il secondo tempo va liscio perché rimaniamo sull'1-0 per noi, riusciamo a controbattere tutte le loro azioni, compreso questo calcio d'angolo, esce alla grande Timpe. E fortunatamente quindi portiamo a casa un grande risultato facendo un'altra delle nostre classiche guerre. Grandi ragazzi.
Mamma mia! Siamo sempre qui! Mamma mia! Madre de Dios! Però che vittoria! Che vittoria! Prof, vuoi lo sforzo di oggi? Ti do 41, 41 su 10. Poteva andare peggio. Le altre due trasferte in cui ho vloggato avevo lasciato il campo con la mia macchina, quindi senza tornare in pullman. Oggi invece grande viaggio di ritorno, grande festa, quindi vi lascio un po' di immagini dei nostri festeggiamenti. Caro amici, perché lui non ha la massa in giro. Bravo Guido! E Guido! Iesa mare, questo mare. Io conosco mare, o sono in questo mare. Alla va, in questo mare. Io conosco mare, o sono in questo mare. Ma che canzone è? Alla va, e vai in questo mare. Che vuoi il bis o no? No. Bis. Se per te ho comprato stasera, ma il mio cuore lo sa cosa voglio da te. Sta partendo Ste! Ragazzi, purtroppo o per fortuna il mio telefono si è scaricato, quindi non sono riuscito più a fare video dei festeggiamenti, quindi per questo vlog possono finire qui. Eccoci, siamo tornati ragazzi, tornati. E si era scaricato il telefono, quindi festeggiamenti interrotti. Però che bello che è vincere. Sono davanti a un cartellone pubblicitario, quindi se ho la faccia illuminata è per quello. Non so come sta venendo la ripresa, ma che bello che è vincere. Poi 1-0 così in trasferta. Tanta roba. Sono di nuovo felicissimo. Sta andando bene, però non abbiamo fatto niente. Quindi calma, come sempre calma. Da martedì ricominciamo a lavorare al 100%. Lo dico sempre, lo so, sono un po' ripetitivo, ma alla fine è così che funziona. Ora sono in autostrada. Un altro rifornimento di pepite d'oro, perché anche qui sono pepite d'oro, per arrivare fino a casa. Perché oggi torno a casa, non torno da qualche settimana, quindi passerò il giorno libero a casa mia. Ci vuole, ogni tanto ci vuole. Ci siamo meritati questo grande giorno libero. Abbiamo fatto un'altra lotta. Campo non era facile. Altra lotta, portata a casa in altri 3 punti. Non diciamo niente, ci sono ancora 9 partite. Quindi calmo. E eccoci ragazzi, siamo tornati. Altra giornata uggiosa, non ce la meritavamo. Sono con Monfrero Godzilla. Ciao, in italiano mio fratello. Stiamo andando a fare un giro in centro a Reggio Emilia e siccome mi serve qualcosa da vestire, passerò dal negozio di un mio amico che non vedo da un po'. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa da vestire. Appena arrivato da Paolo e Fra qui a Marty Shop, entriamo a vedere se troviamo qualcosa. Come? Posso? Benissimo. Ciao, come stai? Tutto bene? Benissimo. Allora, a parte che serve un restyling di armadio, un outfit magari per andare al campo e un outfit magari per uscire la sera. Sai? E direi, io gli faccio l'outfit per il campo. Ok, e io faccio l'outfit per il tempo libero. Perfetto. Su quello che volete farmi provare, io ci sono. Ci pensiamo noi. Allora, Maso, per andare al campo ho pensato un outfit bello comfort. Quindi una bella felpa boxy e un pantalone bello morbido. Calmo.
mi piace. Hai fatto un miracolo, devo dire. Non era facile vestirmi. Adesso ti lascio nelle mani di Fra per l'elegante. Ok, perfetto. Vediamo cosa mi propone Fra. Allora, adesso ti faccio vedere un outfit un po' più elegante. È un casual, però con un pizzico di eleganza. Secondo me per il tempo libero è perfetto. Eccola qui la polo, manica lunga nera, pantalone nero con chiusura laterale. E poi cambiamo anche la scarpa. Eccolo qua. Questo qua è uno stivaletto, vera pelle, prodotto da noi. E via, proviamo, proviamo. Ah, mi piace, Fra. Molto bello. Molto, molto bello. Sopra che cosa ci potrei mettere? Faccio vedere il nostro blazer, bello, nero. Provatelo. Todo il black, non ti sbagli mai. Siamo perfetti. Oh, Paul, ma se ti avessero detto che dopo 10 anni da quando andavamo insieme in Bulmino a Parma sarei venuto a comprare nel tuo negozio. Dai, Mario, dai. E invece siamo qui, Marfi Shop. Questo tutto per te. Grazie. Ci siamo ragazzi, siamo tornati qui. Piccolo aggiornamento, 1:50 di martedì, sto per entrare allo stadio che oggi incominciamo una nuova settimana. Il video è finito, spero vi sia piaciuto. Se così fosse lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto, fate tutte quelle cose lì. Vi ringrazio ancora se avete visto fino a questo punto. E nel salutarvi vi ricordo che ancora non abbiamo fatto niente, però quando vinciamo, quando facciamo queste partite è giusto esultare, è giusto festeggiare, perché questi momenti sono belli ed è giusto goderseli. Continuiamo così, altra partita fondamentale domenica. Ciao, ciao, ciao. Un saluto e un bacio da Masigno. Ci vediamo al prossimo video. Sempre Forza San Giovannese. Ti fate per noi che abbiamo tutti un obiettivo e ci arriveremo tutti insieme. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.